grazie, 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 grazie. Ci siamo? Grazie, buongiorno, buona super fantastica magica domenica. Eccoci, ah, che bello vedervi tutti così belli, pimpanti, di buon umore. Buongiorno, buongiorno, vi vedo. Bene, sono contento, vedo che questa diretta della domenica ogni volta la faccio da un posto diverso, però vedo che la diretta della domenica, insomma, sta andando bene, no? Vedo che venite numerosi. Oggi c'è un po' sta cosa del chiuso in casa per la pioggia. No. Oggi c'è questa cosa un po' del fuso orario, eh? Sì. Allora, io sono sulla terrazza qua, sapete, adesso non so chi mi segue di voi lo sa. Ciao Marco, magico Marco. Abbiamo appena concluso questa esperienza con la luna piena, che per me è sempre magica, ogni volta è diversa. Monica, infatti, sta a Roma in costume al sole. Ecco, brava. Chi era che stava con la pioggia qua? Chi era che stava con la pioggia? Vabbè. Comunque noi dobbiamo diventare dei soli capaci di autoilluminare noi stessi, di illuminare le nostre giornate, di illuminare anche tutti quelli che hanno a che fare con noi. Eh sì, visto che lo possiamo fare, lo facciamo. Adesso io vinco facile perché sono qua a Tenerife. C'ho una vista pazzesca qua, adesso. Ah, però vedete il cielo di riflesso della finestra qua. Poi dopo vi metto, piove, Emilia, piove. Poi vi metto qualche foto di quello che vedo io da qua perché è bellissimo. Insomma, ho concluso adesso, abbiamo appena finito questo corso esperienziale con la luna piena che è magia pura, per me è magia pura e sono troppo felice di poter condividere queste esperienze con voi che siete una meditazione post luna piena, visto che è stata venerdì 28, sarebbe meraviglioso. Adesso vuoi fare la meditazione luna piena col sole? Allora, la questione lì della luna piena, no? Perché poi c'ho sempre questi commenti: ah, ma la luna piena è domani. Ora, di solito, quando tu metti luna piena, che ne so, voglio sapere qual è la luna piena, quando è la luna piena di ottobre, no? Tu cerchi luna piena di ottobre, ti arriva. Ti arriva l'informazione di quando è il picco della luna piena dopo il quale inizia la luna calante. Quindi, ciao Manu, grazie, grazie. Quindi, quando tu vedi 28 di ottobre, 29 di ottobre, tu devi andare a vedere a che ora è, a che ora è indicata la luna piena, perché quando ti dicono che è, non lo so, il 28 o il 29 alle 2 di pomeriggio, ovviamente noi non possiamo celebrare la luna piena alle 2 di pomeriggio. Quando tu vedi la data e l'ora della luna piena, quello lì è il momento di picco dopo il quale inizia la luna calante. Siccome noi l'esperienza che viviamo con la luna piena è fondamentale che sia crescente o piena, ma mai calante, quindi noi nelle 24 ore precedenti a quando è indicata la luna piena è considerata luna piena. Quindi a volte, non so,
se la luna piena fosse alle 3 di notte, noi facciamo le 11, dalle 11 all'1 di notte, va benissimo, comunque iniziamo il giorno prima, no? Quindi, siccome sempre vedo quelli che dicono: ah, ma la luna piena è domani, è domani, sempre c'è quel ragionamento lì da fare. Quindi noi dobbiamo considerare che nelle 24 ore precedenti il picco della luna piena, dopo il quale inizia la luna calante, sono tutte ore buone per fare le nostre esperienze che adesso, allora chi di voi mi segue, ha partecipato a esperienze con la luna piena con me, sa che qui noi iniziamo da una cosa, diciamo, molto semplice, che è l'allineamento dei nostri emisferi cerebrali. Alziamo la vibrazione col grazie, grazie, sorridendo, entriamo in risonanza, ecco, ci impegniamo ad entrare in questo spirito di fratellanza non competitiva, che è fondamentale per riuscire ad allinearci alla nostra vera natura e soprattutto per riuscire ad avere un effetto esponenziale, energeticamente esponenziale, sull'infinito, sull'universo, no? Quindi noi da soli possiamo fare tantissimo, per quando riusciamo ad essere in amore nella nostra testa, la razionalità, il rapporto col visibile, conosciuto, conoscibile, e la spiritualità, il rapporto con l'incertezza, l'invisibile, il mistero, lo sconosciuto, lo sconoscibile. Quando noi riusciamo a mettere armonia lì dentro, nella nostra testa, mettere pace, mettere amore, cioè che non è una roba facile, perché lo sai che noi siamo stati tutti educati ad essere competitivi, no? Quindi ad essere razionali, siamo stati tutti educati ad essere razionali. Quindi la razionalità normalmente è severissima con la nostra spiritualità. Ecco, allora, premessa sempre, io quando parlo di spiritualità non c'entra niente le religioni, non faccio nessun riferimento a niente di quello che viene identificato come religioni che lega. Quindi per me la spiritualità è il rapporto con l'invisibile, il mistero e l'incertezza, con tutto ciò che è fantastico, con tutto ciò che è incredibile, con tutto ciò che è. Quindi noi che rapporto abbiamo con l'invisibile, il mistero, l'incertezza, il fantastico, il metafisico, il mitologico, no? Che rapporto abbiamo? Non abbiamo un rapporto, non ce l'abbiamo. Anzi, se ci capita di avere qualcosa, di vivere qualcosa, siamo noi stessi, cioè la nostra razionalità, che subito ci massacra, no? Non lo so, faccio un esempio: leggi Il mondo magico di Paracelso, scopri che la natura è piena di anime elementari che si occupano del mondo vegetale, ad esempio, no? Quindi la natura è piena di anime elementari, no? Quindi tu prima scopri questa cosa qua, poi vai nel bosco, riesci ad andare in un bosco dove normalmente non c'è nessuno, non ci va nessuno. E lì, in un momento di gioia, di entusiasmo, di rilassamento, vedi una fatina, vedi qualche spiritello, vedi dell'energia, vedi della luce che si muove, senti della gioia che ti arriva dall'albero, cioè inizi a vivere qualcosa di magico, di mistico, di metafisico, e lì cos'è che succede? Subito la tua razionalità che ti manda a quel paese, dice: ma no, ma figurati, ma dai, c'è l'allucinanza, cosa ti sei bevuto, cosa ti sei mangiato? Ecco, quell'atteggiamento lì è quello a cui noi siamo stati educati, che è il peggiore, perché vuol dire che noi non riusciremo mai ad avere i nostri due emisferi cerebrali in amore. Quindi, cioè, in amore vuol dire che se il tuo emisfero cerebrale, quello sincronico, che elabora le informazioni in parallelo, dove tutto copartecipa nel presente, riesci a percepire qualcosa dall'invisibile, non puoi avere la razionalità subito severissima che ti dà del pirla perché sei riuscito a percepire qualcosa. Cioè, ormai qui, cioè, con la razionalità ormai siamo, cioè i razionali ormai sono spacciati, dai, lo sappiamo. Dove vai con la razionalità? No, la razionalità è quella che ci dice che è
è reale solo ciò che è osservabile, ripetibile, dimostrabile, no? Un metodo scientifico moderno, no? Però lo stesso metodo scientifico moderno ci dice che noi possiamo vedere solo il 4% della realtà, meno del 4% della realtà, no? Quindi c'è un sacco di roba nell'invisibile. Quindi noi non possiamo continuare a pensare che la realtà sia solo quel poco che riusciamo a vedere noi, pensando oltretutto che perché l'abbiamo visto noi lo devono aver visto anche gli altri, o gli altri lo devono aver visto nello stesso modo. Quindi ormai questo è un dato di fatto, è confermato dalla fisica quantistica, da tutte le scoperte più avanzate. Certo che ci sono le fatine. E quindi tu, cioè, non possiamo continuare a credere che la realtà sia quella, solo quella che riusciamo a vedere noi, perché oltretutto è stato oltretutto dimostrato anche che quello che noi vediamo non è la realtà, ma è quello che il nostro cervello crea come immagine della realtà in base a quello che il nostro cervello si aspetta della realtà, no? Quindi sono tutte approssimazioni su approssimazioni su approssimazioni. Quindi non esiste una realtà oggettiva, non esiste una realtà oggettiva, quindi ognuno percepisce una realtà diversa e ognuno interpreta la realtà in modo diverso in base a quello che è la sua consapevolezza della realtà. Quindi quando tu diventi consapevole della grandezza, della potenza, dell'anima della luna e riesci ad essere in amore con l'anima della luna, tu ti puoi trasformare, ti puoi arricchire di cose che nemmeno credi che esistono. Quando diventi consapevole che tutto è anima, che ogni cosa che esiste è un'anima, che quello che noi vediamo delle cose è solo una parte infinitesima di quello che quelle cose sono. Cioè, se io vedo un albero, cioè io penso che l'albero sia solo l'albero, e non è solo l'albero. L'albero c'ha un'anima che è tanto più evoluta, è tanto più grandiosa quanto più l'animo, quell'albero lì, esiste. Qua, ad esempio, cioè quando faccio questi corsi qua a Tenerife, ovviamente noi andiamo nei posti, c'è un albero, il pino gordo si chiama, cioè c'ho tutti i pini, no? Ci sono tutti i pini normali, poi c'è questo pino che è gigantesco sopra gli altri, no? Che è enorme, non si sa quanti anni ha, c'è 800, 900 anni. Quindi qua, che quell'anima lì di quell'albero lì è un'anima. Cioè tutte le persone che si lamentano, no? Quando si scopre questa cosa potente dell'abbraccio, no? Cioè, quanto noi possiamo essere potenti nel curarci tra di noi abbracciandoci, no? Cioè l'abbraccio dal punto di vista terapeutico è potentissimo, no? E questa cosa qui, no? Poi ci sono quelli che dicono, ah, ma io tutti quelli che conosco sono tristi, lamentosi, vittimisti, pessimisti, non mi va di abbracciare nessuno, ma è giusto anche quello, perché se te sei lì, che vibri alto, no? Cioè incontri un amico che si è appena guardato il telegiornale, quindi vibra bassissimo, che ha appena letto il giornale o stato a guardare le notizie, farlocche, quindi vibra bassissimo, te abbracci quello che vibra bassissimo, insomma, cioè, che poi anche lì, no? Cioè non è che tu sei in grado di capire se uno vibra basso o vibra alto, no? Cioè noi possiamo percepire se uno ha una vibrazione diversa dalla nostra, cioè quello che ci accorgiamo. Quindi allora io dico, quando uno si lamenta, dice, ma io tutti quelli che conosco sono tutti arrabbiati, vibrano basso, che ne so, allora io dico, vai a abbracciare un albero, no? Vai nel parco, abbraccia un albero, cioè la natura vibra tutta altissima, e quindi, cioè, torniamo a interagire con la natura, no? E questo è semplicissimo. Quindi quando tu diventi consapevole di aspetti della realtà che prima non conoscevi, tu ti rendi capace di poter vivere quegli aspetti della realtà. C'è uno che pensa che le fatine siano roba di fantascienza, che non esistono, cioè non li vedrà mai, neanche se gli passa davanti, vai nel bosco, ti passano davanti le fatine, non vedi niente. No? Se tu invece diventi consapevole, accetti che queste cose esistono, e allora sei nella condizione ideale per poter poi anche vivere l'esperienza di quelle cose. Quindi, primo, è importante il sapere, espandere la nostra consapevolezza, la realtà che è molto di più vasta, è molto più grande di quella che vediamo soltanto, e tutti i giochi si fanno nell'invisibile, e poi vibrometro. Vibrometro. E quindi è così, cioè noi possiamo vivere esperienze magiche, bellissime, incredibili, semplicemente tornando ad amare la natura e tornando ad apprezzare l'invisibile. Ovviamente
Bisogna darsi un po' da fare, no? In che senso dobbiamo darci un po' da fare? Premessa, siamo stati tutti educati ad essere razionali, ad essere obbedienti, quindi siccome l'obbedienza non è compatibile con la felicità, tutti quelli felici sono intuitivi e quindi diventano disobbedienti. Quindi noi siamo cresciuti in un sistema educativo, sociale, spirituale, religioso e amministrativo, che ne so, scientifico, che come intento supremo, non ce lo dicono, ma è creare individui obbedienti, no? Quindi obbedienti, quindi tutte ste robe qua della spiritualità, dell'invisibile, tutte cazzate, noi dobbiamo essere razionali, quindi credere solo ai dati, ecco, brava ghiandola pineale, dopo lo dico, credere solo a ciò che è falsificabile, perché questa è la premessa importante, tutto ciò che è scienza, tutto ciò che è razionalità è falsificabile, quindi anche quello che noi vediamo è falsificabile. Tutto quello che è intuizione, connessione diretta, non è falsificabile. Quindi, per essere obbedienti, serve che le persone non siano intuitive. Quindi, prima cosa, noi siamo stati educati a non essere intuitivi, quindi a non essere neanche empatici, perché l'intuizione e l'empatia vanno di pari passo. Allora aspettate però, perché io vedo qui che scorrono delle domande belle e mi piacerebbe rispondere, no? Quindi volevo, vabbè, faccio la premessa e poi inizio a rispondere alle vostre domande che ne vedo qua di belle. Quindi la premessa era, io ho messo oggi il titolo di diretta, la fisica dell'anima. Questo è stato il primo libro che ho scritto. Fra l'altro sono contentissimo perché ho sentito il mio editore poco tempo fa, settimana scorsa, che ha detto che adesso va in ristampa, dovrà alzare un pochino il prezzo di 1 euro o 2, in effetti costa poco, cioè costa 16,90 euro, poi lo trovi anche con lo sconto, sono 440 pagine. Siccome adesso hanno alzato tutti i prezzi dei libri, no? Io non ne ho comprato uno settimana scorsa, l'ho pagato tantissimo. Quindi vi avviso che la fisica dell'anima aumenterà un pochino il prezzo, però ecco la bella notizia, oddio cosa è successo qua, non vi vedo. Però mi ha dato la bella notizia che adesso devono rifare la copertina, perché qui c'era scritto bestseller, oltre 70.000 copie vendute, e invece mi ha detto l'editore che abbiamo superato le 100.000. E quindi bello, no? Ho detto, anzi, fra l'altro io l'11 novembre a Milano, quindi fra pochissimo, terrò questo corso proprio sulla fisica dell'anima, no? Quindi la fisica dell'anima... Ci siete, qui vedo un po' di cose strane, monitor, cioè, ultimamente dall'esperienza con la Luna, qua l'incertezza, la gioia nell'incertezza. Quindi la fisica dell'anima per me è stata un'esperienza pazzesca, cioè scrivere quel libro lì è stata un'esperienza pazzesca, cioè per me lo dico, no? Cioè quando parliamo di intuizioni, quando parliamo di razionalità e di intuizioni, il problema qual è? Che i razionali, le intuizioni non sanno neanche cosa sono. Cioè il razionale pensa che il sapere possa essere solo acquisito dagli altri, no? Che non possa essere acquisito direttamente, no? Quindi che poi anche lì, cioè, come mai pensano così? Perché il razionale, allora se sei un razionale, io sono stato un razionale, allora ti invito a leggere la fisica dell'anima. No, aspetta, leggi la fisica dell'anima. Leggi prima il metodo di Cartesio, perché se sei un razionale, Cartesio lo rispetti per forza, no? È stato messo a capo del razionalismo moderno. Leggi Leibniz, monadologia. Leibniz, un genio assoluto, cioè non puoi mettere in discussione la grandezza di quei due uomini lì. No, quindi Cartesio parte proprio da quest'idea qua che te, tutto il sapere che ti è stato messo nella testa è per lo più falso. Quindi se tu vuoi imparare a riconoscere che cosa c'è di vero nelle informazioni che ti circondano,
devi diventare intuitivo, è inevitabile, devi raggiungere questa armonia nella tua testa, devi attivare la spiritualità, la sincronicità, il rapporto con l'invisibile, il mistero deve evolvere per raggiungere l'equilibrio con la razionalità e allora lì si attiva la ghiandola pineale e lì diventi intuitivo, lì scopri cosa vuol dire essere intuitivo. Perché accedi al vero, cioè ti accorgi di che cosa è vero e non stai più da retta ai criminali nelle televisioni che mentono ripetutamente, continuano a mentire e fanno solo leva sul fatto che tanto sono tutti razionali e più una balla la racconti e la ripeti, più i razionali ci credono, no? Quindi la razionalità è falsificabile, il rapporto con l'intuizione non è falsificabile, ergo noi siamo tutti educati ad essere razionali in modo che ci possono cacciare tutte le balle che l'abbiamo visto in questi 3 anni, dai, non più che infieriamo qua, no? Quindi noi, è il nostro compito, è la nostra missione, quella di raggiungere questo nostro equilibrio, questa nostra armonia e questa nostra capacità intuitiva. Quindi Cartesio ci ha spiegato, no? Il metodo di Cartesio. Fra l'altro io, a proposito, l'8, cioè quindi fra pochissimo inizierò questo corso Io scelgo, io voglio, io sono, quello del mio libro Io scelgo, io voglio, io sono, quindi c'è tutto il metodo per potenziarci con la ripetizione, per arricchirci di virtù, che è importante, no? Perché riguardo al desiderare, tutti si impegnano per imparare a desiderare, avere degli intenti belli potenti. Però c'è a monte questa cosa qua, no? Cioè tu vuoi, non lo so, vuoi la ricchezza? Quali sono le tue credenze inconsapevoli riguardo la ricchezza? Perché se sei stato educato come tutti i cristiani a pensare che non, cioè, è più probabile che un, com'era il cammello che passa nella cruna, che un ricco che vada in paradiso. Insomma, c'è questa roba qua che i pochi che controllano i tanti, che vogliono controllare i tanti, no? Questa lo so, mi spiace dirlo, ma la ripeto, sono un centinaio che vogliono controllare e avere potere di vita e di morte su 8 miliardi di persone, no? Com'è che fanno, no? Cioè, com'è? Dividi e impera, no? Cioè, quindi crea sempre schieramenti, conflitti, ma soprattutto scollega le persone, impedisce alle persone di essere intuitive, in modo che così puoi dominarli raccontando loro qualunque palla e se la bevono tutti, no? L'intuitivo è ovvio che è disobbediente. Se te intuisci una cosa e tu senti che quella cosa è vera, arriva uno qualsiasi, chiunque sia, qualunque figura autoritaria, e ti dice una cosa che è completamente diversa, ma te la dice in modo sensoriale, quindi fa leva sulla tua razionalità. Quindi con le parole fanno leva sulla razionalità, le intuizioni fanno leva sulla spiritualità, cioè sul vero, no? Quindi quando tu sai che una cosa è vera perché l'hai intuita che è vera, può arrivarti chiunque a raccontarti una roba diversa, ma tu sai che quella roba lì non è vera, quella che ti viene raccontata. E quindi è la più grande forma di libertà diventare intuitivi. E Cartesio ha fatto questo sforzo, no? Ha scritto questo libro dove ti spiega un metodo per ben dirigere la tua ragione, no? Cioè per guidare consapevolmente il tuo pensare in modo di riuscire ad accedere autonomamente, direttamente al vero, no? E questa cosa qua ovviamente richiede una preparazione, richiede un allineamento, richiede un autopotenziamento per poter arrivare in questa situazione. Allora io con la fisica dell'anima, per me quella è stata un'esperienza intuitiva pazzesca, no? Lo racconto spesso, no? Come l'ho scritto questo libro in 2 settimane, no? Quindi ero proprio super intuitivo quando ho scritto questo libro qua e ho capito che cosa vuol dire essere intuitivi proprio scrivendo questo libro qua. Perché tu accedi direttamente al vero e lo senti che è vero, no? E lo senti che è vero. Quindi io adesso tutti i corsi che sto facendo ultimamente do comunque importanza a questa cosa dell'allineamento degli emisferi cerebrali e soprattutto della salute della nostra ghiandola pineale.
cioè, è importante imparare ad avere cura della nostra ghiandola pineale, importantissimo. Scusate, ma io qua vedo un sacco di cose strane che stanno succedendo su sto monitor qua. Ma voi mi state vedendo? Urca, vi siete scatenati, con le domande. Sì, adesso rispondo alle domande, solo non capisco perché mi va così il monitor, così male, così piano. Metodo alfa biocode, onde sonore. Allora, io adesso vi stavo dicendo, l'intuizione e la ghiandola pineale, no? Dobbiamo imparare ad aver cura della nostra ghiandola pineale, ma dobbiamo imparare ad aver cura di tutto il nostro cervello. E la cosa bellissima è che avere cura del nostro cervello vuol dire iniziare ad aver cura della nostra vita, del nostro corpo, perché tutto quello che fa bene al nostro cervello fa bene anche al nostro corpo. Quindi questa cosa dell'intuizione della pineale è un po' il tema caldo del momento, e quindi io ho messo in tutti i miei corsi, ho messo proprio uno spazio in più dedicato alla ghiandola pineale, a tutto quello che noi possiamo fare per farla vibrare, per farla frullare, cioè per metterla in condizioni ottimali proprio per poter imparare a riconoscere il vero in mezzo a tanto falso, ad essere intuitivi. Catechismo. Devi seguire i 10 comandamenti per essere felice. Lo dicono al catechismo. Grazie, 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 grazie. Quindi tutto perfettissimo. Allora, vi stavo dicendo, entanglement, sì. Allora, adesso andiamo a vedere le domande perché vi stavo rispondendo, ripetute continuamente, grazie. No, ecco, io scelgo, io voglio, io sono. Quello lì è un libro importantissimo che io ho scritto in un momento particolare della mia vita, in cui... Quindi, torniamo al discorso vero, cioè cosa c'è di vero e cosa c'è di falso intorno a noi, no? Quindi tutto quello che ci arriva dalla natura è vero. Quindi più stiamo nella natura, più miglioriamo il nostro rapporto col vero. Più stiamo in città con la televisione accesa, più ci allontaniamo dal vero. Poi nella città tutte le cose prodotte dall'uomo sono fatte così, cioè secondo geometrie basate sull'estetica e la funzionalità. Tutto quello che invece è fatto dalla natura si basa sulla geometria sacra. Quindi geometria sacra, sapete, proporzioni auree, Fibonacci, l'ottava. Quindi tutte le volte che tu stai nella natura hai un effetto armonizzante su di te. Tutte le volte che stai in cose inventate dagli uomini hai un effetto, diciamo, scollegante, turbolento, no? Quindi noi, se vogliamo imparare ad essere intuitivi, dobbiamo cercare armonia in noi e fuori di noi. Raggiungere questo equilibrio, razionalità e spiritualità, rapporto col visibile, rapporto con l'invisibile, che deve essere gentile, deve essere d'amore, perché tutti razionali pensano che tutti quelli che, ad esempio, credono nella magia, nel mistico, nel fantastico, siano dei rimbambiti, no? Perché hanno proprio questo atteggiamento di disprezzo. E l'atteggiamento del disprezzo è proprio quello che ti depotenzia. Ogni volta che tu disprezzi qualcuno o qualcosa, ti depotenzi. Ogni volta che tu ammiri qualcuno o qualcosa, ti potenzi. Quindi, siccome noi siamo stati tutti educati ad essere obbedienti, siamo stati tutti educati a non essere intuitivi e quando interagiamo a depotenziarci in modo che così siamo lì tutti belli davanti a obbedire a quello che ci viene detto. Adesso, fortunatamente, c'è un risveglio della consapevolezza in corso, in atto, molto potente, e c'è molta gente che sta iniziando ad accorgersi, quindi sta iniziando ad accorgersi che la realtà è molto più bella, è molto più vasta di quella che ci viene raccontata, no? E quindi, se prima potevamo avere dei dubbi sul fatto che tutta la gente che lavora in televisione, giornalisti, tutti quelli che hanno a che fare con i telegiornali, potevamo avere dei dubbi che potessero essere tutti
telecomandati, cioè puppets, cioè burattini obbedienti che per mantenere il loro posto di lavoro eseguono ordini e non gli interessa niente di quello che è vero, no? Quindi ormai la televisione ci hanno cacciato talmente tante balle in questi 3 anni che solo quelli veramente masochisti possono ancora continuare ad ascoltare sta gentaccia qua che racconta balle su balle. Però il problema qual è? Che se uno è un razionale non si accorge che sono delle balle, no? E quindi bisogna diventare intuitivi. E io, siccome una delle più grandi e importanti conquiste della mia vita è stata proprio quella cosa lì, di scoprire l'intuizione come fonte di conoscenza, e tutto quello che di grandioso ho fatto nella mia vita l'ho fatto seguendo le mie intuizioni, cioè questo libro qui l'ho scritto e seguendo le intuizioni, non ascoltando, leggendo le cose raccontate. Beh, certo, la conoscenza, quella normale, ti dà una base, ma poi tu con l'intuizione puoi aggiungere e togliere tutto quello che vuoi. Quindi, bustine da prendere, all'interno una frase, una pietra. Vieni. Quindi, oggi diventare intuitivi è importantissimo, non solo per sopravvivere, ma per essere felici. Una volta sopravvivevano più forti, poi più intelligenti, adesso sopravvive chi si accorge. Tu ci credi a queste cose? Quali cose? Cioè, ovvio che io tutto quello che condivido sono cose a cui io credo. Cioè, allora, queste cose ti riferisci al discorso delle fatine di prima? Allora, io ero un razionale. I due libri che mi hanno iniziato ha una visione completa della realtà, perché non puoi essere felice se non hai una visione completa della realtà. Quindi la visione della realtà che ci viene insegnata è parziale ed è limitata al visibile, l'osservabile e ripetibile. La storia è tutta un'interpretazione, quindi anche lì, no? Cioè, ti sei accorto di quante bugie ci raccontano tutti i giorni su quello che succede adesso? Cioè, figurati quante bugie ci sono state raccontate riguardo alla nostra storia, riguardo il nostro passato. Quindi, allora, a parte tutte queste premesse, come facciamo a diventare intuitivi? Adesso, proprio perché questa cosa è importantissima, è fondamentale per essere felici e anche per avere un effetto positivo sugli altri, meglio che esco. Adesso mi dici meglio che esco dove? Cioè, per riuscire a raggiungere questa armonia, questo equilibrio, attivare la ghiandola pineale, diventare intuitivo, ovviamente ci sono delle cose che dobbiamo fare, no? Ci sono tutta una serie di cose da fare, no? Quindi l'obiettivo supremo di creare individui obbedienti non si manifesta solo nel tipo di educazione che riceviamo, che è finalizzata solo ad insegnarci ad obbedire alla figura autoritaria, ecco, adesso ci siamo, ma vengono fatte un sacco di cose tremende per impedirci di essere intuitivi, no? Quindi adesso non voglio, fra l'altro, avevo adesso l'ultimo corso che ho tenuto, cioè viene fuori questa cosa della ghiandola pineale, viene fuori del fatto che può essere incrostata, calcificata, e viene fuori il fatto che il fluoro può avere degli effetti negativi, no? Quindi io ho provato a vedere, cioè, se uno scopre oggi del fluoro, no? E si mette a cercare il fluoro pineale, cos'è che viene fuori? Cioè, i primi messaggi che ti vengono fuori sponsorizzati sono quelli dei censori, no? Mentana, Open, quelli lì, che subito ti dicono che è una bufala, che è una bufala, che è una bufala, no? Quindi che è una bufala, che è una bufala, che è una bufala. Allora io ti dico, invece di cercare su Google, vai su PubMed, ci sono le pubblicazioni scientifiche, e lì trovi i lavori scientifici pubblicati che spiegano questa cosa, che il fluoro, dove va a finire il fluoro e gli effetti che ha sulla pineale, e trovi anche le ricerche scientifiche pubblicate di come è stato messo in allarme il sistema, cioè lì col fatto che si erano inventati la scusa che il fluoro si riapre le carie già ai tempi di Hitler, no? E quindi il fluoro lo aggiungono anche nell'acqua del rubinetto, no?
ci sono degli studi, vai a mettere fluoridation, fluoro pineale in PubMed, ti vengono anche le pubblicazioni scientifiche che dimostrano, ah, ma continuamente salta la connessione, ma ancora, ma porca vacca, non so cosa fare, ragazzi. E quindi trovi le ricerche scientifiche che dimostrano questa roba qua. Adesso non è che la scienza sia verità, per carità, però capisci che tutte queste censure che ci sono ormai attive sui mass media sono un sistema che si sono inventati i quelli che possiedono i mass media per cercare di convincere tutti che la verità è quella che dicono loro e non quella che uno si cerca. No? Quindi noi la verità, lo sapete, dobbiamo imparare a cercarcela. No? Quindi ci sono informazioni precise riguardo a questo. No? Quindi quando tu vuoi iniziare, ecco, sull'esoterismo, quando tu vuoi iniziare ad aver cura della tua ghiandola pineale, cioè se sei già minimamente intuitivo, sei già a posto, però se sei proprio razionale, ti affidi solo alle informazioni che trovi su internet, sei nella giungla. Quindi io ti dico, prima di cercare informazioni, se sei un razionale che non si accorge di che cosa è vero, cosa è falso, io investirei sulla mia capacità intuitiva e poi inizio a cercare ovviamente quello che mi viene buttato addosso, solo per il fatto che c'è qualcuno che me lo butta addosso, lo scarto in priori, no? Quindi le informazioni, noi ormai ci arrivano talmente tante informazioni che per noi cercare informazioni, per molti cercare informazioni vuol dire decidere a quali dare retta, no? E quindi qui si è sviluppato tutto il marketing aggressivo del pressing, perché la gente non cerca più, cioè la gente si limita a scegliere tra quello che gli arriva addosso, no? Invece noi dobbiamo tornare a imparare a cercare gli argomenti, le cose che ci cercano. Quindi vi dicevo, pineale, adesso io l'8 inizierò questo corso, io scelgo, io basato sul mio metodo, io sciolgo, io voglio, io sono, che è uno dei miei, delle cose più potenti che ho scoperto nella mia vita, che ho messo in quel libro lì, che da quando ho iniziato anch'io ad applicare ho avuto minchia, che connessione del merda. Vedi il bello della diretta? E lasciare che tutti scrivano tutto quello che vogliono. Quindi questo corso, che già di per sé è potentissimo, è quello basato sul mio libro Scelgo di Voglio Io Sono, io già avevo aggiunto lo speciale Cartesio, quindi tutto quello che ho imparato anch'io da Cartesio di preziosissimo per l'intuizione l'ho inglobato nel metodo del Io Scelgo, Io Voglio, Io Sono, Exotropic Mind, e adesso, proprio per non farci mancare niente, ci ho aggiunto anche tutta la parte sulla pineale, quindi tutto quello che è utile sapere sulla pineale, tutto quello che è utile sapere per portarci ad avere una pineale che è bella in forma, bella pimpante, bella vibrante, no? E tra l'altro la cosa bellissima, che l'ho già detto, tutto quello che fa bene alla pineale fa bene anche a noi come corpo, come mente, come tutto, no? E quindi adesso io inizierò l'8, questo corso, visto che è in quattro serate mercoledì sera, io sono il metodo di Cartesio, speciale ghiandola pineale e intuizione, 4 mercoledì sera, quindi sono 4 mercoledì da 2 ore e mezza, quindi circa 10 ore, io in 10 ore riesco a condividere il metodo, le cose bellissime, entusiasmanti di Cartesio e anche... Allora, P.Timo3. Allora, io come regola generale ho scoperto questa cosa, che tutti gli haters, cioè tutti quelli che odiano, che sono sul web, cioè il 99% degli haters, si presentano con un nome diverso da loro, con una senza foto, o mettono il gattino, mettono delle robe, no? Quindi io come intuizione generale, quando vedo delle domande, o quando qualcuno mi scrive, o quando vedo i commenti di uno che non ha neanche, non si presenta nemmeno col suo nome, e ne ha tantomeno con la sua foto, io tendo a escluderlo, no? Quindi non sto neanche a guardare. Però questo P.Timo3, che non so cosa c'ha come disegnino invece della sua foto, no? All'esoterismo, voglio sapere cosa ne pensi. Allora,
Se tu mi chiedi cosa penso dell'esoterismo, è probabilmente perché sei capitato qua per caso nella diretta e non hai idea di chi io sia, perché tutto quello che io ho condiviso nella mia vita, cioè a parte le invenzioni, i brevetti, tutto quello che ho fatto riguardo gli aspetti terapeutici della luce, però tutto quello che io condivido riguardo la mia consapevolezza e tutto quello che ho scoperto, a partire dalla fisica quantistica, ma soprattutto sulla filosofia ermetica, quindi l'esoterismo è una mia grande passione, quindi è proprio una delle cose a cui ho dedicato tanto della mia vita. Io una volta ero un razionale, credevo solo a ciò che era osservabile, ripetibile, dimostrabile ed ero infelice, perché è impossibile essere felici. Se sei razionale, ti scordi la felicità e la sostituisci con la serenità. Quindi il razionale già lo riconosci dal fatto che ti augura il sereno Natale, no? Noi che invece abbiamo imparato ad essere felici, sappiamo che con la serenità ci sbrighiamo il freezer, andiamo a mettere in ordine la cantina, facciamo robe inutili, no? Quindi la serenità è una roba tristissima, è la triste consolazione dei razionali che non riescono a essere felici. Quindi per essere felice devi avere una visione completa della realtà, non quella parziale dell'osservabile, ripetibile, dimostrabile, che è una frazione infinitesima della realtà, di tutta la realtà che ci circonda. Che cos'è che è osservabile da tutti allo stesso modo, ripetibile da tutti allo stesso modo e spiegabile per tutti allo stesso modo? Cos'è? Di tutta la realtà, quanto risponde a quei requisiti lì? Ma sarà neanche l'1%. Quindi il razionale che pensa che la realtà sia quell'1% lì, come fa a essere felice? Che no, 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 no. Cioè, l'invisibile è tutto nell'invisibile, i giochi si fanno nell'invisibile, quindi l'esoterismo, cioè se con esoterismo tu intendi il rapporto con l'invisibile, allora è chiaro che io ci credo, è una mia grande passione, tutto quello che io faccio, che condivido, è proprio per cercare di condividere le cose più belle e meravigliose che ho scoperto dell'invisibile, perché è meraviglioso, cioè tu non puoi essere felice pensando che la realtà sia quella di cui parlano i telegiornali, cioè ma spegni quella roba lì, no? Ma io non so come si fa ancora a farsi massacrare così con idee devastanti della realtà. Quindi esoterismo è certo l'invisibile, poi tu ci arrivi, puoi arrivarci con la fisica quantistica, no? Quindi io da ex razionale, quando ho sposato questa visione della realtà che comprende l'invisibile, e a un certo punto ho prodotto un intento di felicità, di grande felicità, quindi non so, lo sapete, chi mi segue lo sa, da dove è nato questo libro qua, no? Io ero in crisi esistenziale, a un certo punto ero così stanco di pensare a cosa avrei dovuto fare, cosa avrei potuto fare, cosa avrò sbagliato, cosa dovrò fare per non sbagliare, insomma, tutta sta roba, sapete, c'è chi dice che il conflitto tra giusto e sbagliato, il bene e il male, è la malattia della mente. No? Quindi io a un certo punto ho detto, sai cosa? Ero ancora. Cioè, adesso se dovessi essere infelice, cioè, mi do un paio d'ore di tempo, no? Cioè, 23 anni fa, qua, ero infelice, mi sono dato un anno di tempo. No? Vabbè, comunque io fra un anno non so dove sarò, non so con chi sarò, non so cosa farò, ma so che sono più felice di quanto sia mai stato in vita mia. Quell'intento lì di una gioia più grande di quella che io ho mai vissuto nella mia vita mi ha tirato fuori dal buco nero e mi ha fatto iniziare ad avere le intuizioni con cui ho scritto questo libro qua. E questo libro qua per me è stato... Cioè, è stata la grande opera della mia vita, perché grazie alla fisica quantistica, cioè senza dover andare a scomodare Paracelso, così che capisco che i razionali, quelle robe lì, non riescono neanche a prendere in considerazione. Quindi sono partito dalla fisica quantistica, tanto la magia rinascimentale, la fisica quantistica, la stessa roba, cioè tutti i postulati fondamentali della fisica quantistica sono i postulati fondamentali della magia rinascimentale. Quindi primo l'azione a distanza, la non località, l'azione a distanza. E quindi io ho detto, visto che ho scoperto, primo ero un razionale triste, poi sono diventato uno sia razionale che spirituale felice, e quindi cioè, ho detto, caspita, ma tutti i razionali che ci sono in giro, perché il razionale cioè, non è solo per
cioè razionale, è pericoloso per tutti. Perché tu pensi a questi razionali che hanno delle falsità nella loro testa, che però sono diventate verità, no? Quindi uno è convinto di cose che sono false, no? E le difende, lotta per quelle sue convinzioni false, no? Quindi è un disastro, un disastro. Quindi ho detto, razionale non ci arriva ad avere una visione completa della realtà con l'invisibile, il mistero, partendo dalla filosofia ermetica. Sono solo quelli più evoluti che partono da lì. Infatti, adesso c'è un sacco di giovani che si stanno interessando alla magia. Questa è una cosa bellissima, bellissima per il nostro futuro, no? E quindi il razionale, io cosa ho fatto, no? Cioè, mi sono messo nei miei panni, dico, com'ero io prima, no? Che cosa mi serviva per poter credere in qualcosa, no? Quindi ho fatto tutto quel percorso partendo dal spazio, tempo, energia, materia, fenomeni quantistici, per arrivare ad accorgerti che tu sei anima. E quando ti accorgi che sei anima, che hai anche un corpo, sei un corpo che forse, ma speriamo, c'ho un'anima. Di anima che c'è anche un corpo, così come corpo c'è la macchina che puoi cambiarti in base a come sei, che, quanti soldi hai e le macchine che ci sono a disposizione, così tu come anima c'hai un corpo che puoi cambiare, no? Quindi questa cosa qua, che sono cose che a cui il razionale normalmente deve fare atti di fede, il razionale, cioè, ma se sei un razionale mi stai ascoltando questo momento, allora, razionale, ti invito ad andare a studiarti questa cosa che la scienza ha generato e ha chiamato Big Bang. Queste cose qua che da una realtà senza spazio, senza tempo, senza energia, senza materia, senza niente, si crea tutto, no? Cioè, questa roba qua. Allora, se tu sei un razionale, credi nella scienza, vai a vedere cosa dice la scienza dell'origine dell'universo. Se tu riesci ad accettare questa cosa qua come atto di fede, perché è un atto di fede, perché sono ipotesi, no? Che vengono passate per vere, no? Allora, se riesci ad accettare il Big Bang come origine di tutta la realtà, puoi benissimo accettare il fatto che c'è un sacco di roba invisibile che tu non puoi vedere, che tu quando vedi le cose le vedi diverse da come le vedono gli altri. Comunque, io ti risparmio tutto lo sbattimento, ti leggi questo libro qua e qui c'è tutto. Passo passo dalla razionalità a una visione completa della realtà. Più una volta che ti accorgi che è l'invisibile che domina la realtà, cioè che la realtà vera è quella invisibile, e la parte visibile è solo una parte infinitesima di quello che in realtà è la realtà. Quando tu scopri questa cosa qua, il passo successivo è imparare a muoversi nell'invisibile, perché le regole sono diverse, no? Quindi quello, ad esempio, che io, uno dei principi su cui parlo sempre in tutti i miei corsi, è quel fatto lì, no? Che quando tu sei irrazionale, hanno tutti la manina corta, no? Perché il razionale pensa che esiste solo quello che è visibile. Quindi immagina un razionale che ha 10 euro, incontra 10 che gli chiedono l'elemosina, da un euro per uno, alla fine lui si è impoverito, c'ha più niente, infatti le euro non lo dà per quello. Invece l'invisibile funziona al contrario, cioè nell'invisibile più tu dai e più ti arricchisci, più tu dai e più ti potenzi, no? Cioè, e quindi quando uno inizia ad accettare l'invisibile, ma si comporta nell'invisibile come si comporta nel visibile, cioè alla fine c'è cioè, quindi non è solo una questione di consapevolezza, cioè è proprio una questione di azione. L'azione è diversa. Quindi nel visibile ovviamente conta solo quello che fai, nell'invisibile conta quello che immagini, conta dov'è la tua attenzione, contano i tuoi intenti, contano i tuoi desideri. No? Quindi primo passo, accorgiamoci che la realtà è soprattutto invisibile, c'è una piccola parte di... è soprattutto invisibile. Piccola parte di visibile. Poi quando mi accorgo che c'è l'invisibile ci credo, come ci interagisco? Come? Perché nell'invisibile tutto è rivelato e quindi è lì che c'è il vero. Il vero è nell'invisibile, non è nel visibile. Allora, come potrei convincere la mia compagna che guardare uomini e donne, grande fratello, fanno male? Allora,
non puoi convincere, perché funziona così, è come la droga, no? I drogati, cioè gli spacciatori, prima ti regalano una roba, e poi dopo, quando tu diventi dipendente, a quel punto iniziano a speculare. No? Quindi la televisione, purtroppo, tantissima gente che non riesce a fare prima, no? E quindi non lo sa, cioè tu ti sei mai chiesto come mai tutte le televisioni, i giornali prendono soldi dallo Stato? La pioggia. Sono arrivati tantissimi soldi. Perché? Cioè, io sono un imprenditore, inizio l'attività, devo fare tutto da solo. Se io invece ho un giornale, ho una televisione, beh, prendo una bacca di soldi dallo Stato. Perché? Perché devo obbedire alle cose che mi arrivano dallo Stato. Lo Stato, quanto più è governato da, cerchiamo di usare parole, tanto più si preoccupa solo di mantenere l'obbedienza. E l'informazione è il primo modo con cui si ottiene l'obbedienza. Quindi, come faccio io a ottenere l'obbedienza producendo trasmissioni televisive tipo Uomini e Donne, Grande Fratello? Semplice, perché quelli lì sono proprio degli esempi concreti di relazione contro la nostra natura. Cioè, come ci comportiamo noi normalmente quando interagiamo? Cosa fanno vedere al Grande Fratello? Cosa fanno in quelle trasmissioni di Uomini e Donne? Fanno vedere che c'è uno che è A, c'è uno che la pensa B, e quei due lì litigano, no? Quindi è sempre quel modello lì, dividi impera, tutti quelli che stanno lì a credere che che il modo normale di relazionarci sia quello lì del Grande Fratello, sia quello di Uomini e Donne, sono proprio quelli che poi, quando il telegiornale ti una roba, corrono a farla, perché dividi e impera uguale obbedienza, no? Quindi tu non puoi, allora, nessuno può avere su di te più potere di quello che tu hai su te stesso, su te stessa. Questo è un principio importantissimo, però il tuo potere devi usarlo, perché se tu il tuo potere non lo usi, finisce che fai quello che vogliono gli altri. Quindi io ho un potere enorme, ma se non so di averlo, finisce che io sono esposto agli altri che esercitano il loro potere su me, no? Quindi, se tu ti accorgi che la televisione ti devasta, ti rende infelice, cioè dopo un'ora di televisione sei più felice o sei più infelice? Dopo un telegiornale, come ti senti? No? È per quello che io invito a fare grazie, grazie sorridendo, a fare tutte queste cose che ti alzano la vibrazione. Quando c'è la vibrazione alta, se puoi accendere la televisione, cioè dopo 13 secondi, cioè, ti accorgi, no? Ma se tu ce l'hai sempre bassa, c'è la televisione sempre bassa, stai, non ti accorgi neanche, no? E quindi, sto leggendo, vedo io qua, e quindi tu non hai nessun potere, cioè se sta davanti alla televisione si vede quelle porcate lì, cioè, non, cioè puoi provarci a dargli delle alternative più felici, invitala ad andare al parco, invitala a fare qualcosa nella natura, no? Cioè, però se è appassionata di quelle robe lì, regalale un mio corso, tu me la porti a me. Allora, quando io faccio i corsi mi arrivano quelli che già sono nell'ammirazione, che già sono risvegliati, così lì benissimo. Quando faccio i corsi a volte arriva anche, non so, li riconosco quelli che sono stati portati lì a forza, che sono lì così, no? Così nell'ipercriticismo, come siamo abituati. No? E quindi, però, ecco, io, cioè, ho massimo rispetto, perché una volta ero anch'io così, no? Cioè, se venisse al mio corso, che ho adesso la fisica dell'anima l'11 novembre, se venisse al mio corso il Fabio Marchesi di 25, cioè io sarei il primo razionale che non ci crea, per quello che sto attento a spiegare le cose piano piano, a semplificarle, perché essendo stato io uno così, so che bisogna essere gentili, dare le cose un po' per volta e poi soprattutto dare degli esempi concreti di cose potenti che tu puoi fare quando cambi la tua visione della realtà. La televisione, tutti quelli che hanno capito che va spenta, cioè quando tu riesci a resistere tre giorni senza televisore, cioè inizi ad entrare in una consapevolezza diversa della realtà, no? Quindi non è che devi andare nel deserto, fare
negoziazioni, digiuni, robe. Ti basta che spegni la televisione, dici, ma che roba lì, che accorgi che sei diversa da quello che sei quando Francesca, sì, lo so, la Francesca amica che mi manda un sacco di persone, anche ai miei corsi, Fabio Alfa e Donna Alfa. Grazie, grazie, grazie. Eh sì, comunque la tecnica del grazie, grazie, io la consiglio a tutti, la tecnica vincente, quella lì. Comunque tu sei obbligato a far iniziare a lavorare anche l'emisfero cerebrale femminile e spirituale quando raggiungi quell'armonia lì, qui in mezzo, nella camera, c'è la camera del re, liquido cerebrospinale, c'è quel piccolo occhietto lì che è sensibile all'extrasensoriale, quindi abbiamo due occhi qua che prendono a livello, le informazioni a livello sensoriale, a livello locale, e invece il terzo occhio, la ghiandola pineale, è proprio lì in mezzo, cioè mi serve essere esposto. Che la ghiandola pineale è quella della percezione extrasensoriale, della connessione con il tutto, no? quindi quando tu inizi a fare grazie, 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 sorridendo, e riesci ad essere un po' in pace con questa, in pace con la realtà, a quel punto, se riesci appena appena ad attivare un po' la tua ghiandola pineale, entri in questo stato di grazia, che sostanzialmente è uno stato di contentezza condizionato, che già quella è fondamentale, importantissima, ma soprattutto grazie alla ghiandola pineale tu puoi riuscire a iniziare ad avere delle intuizioni. Poi ovviamente l'intuizione bisogna riconoscerle, perché le intuizioni arrivano da una realtà dove non c'è lo spazio e non c'è il tempo, quindi non è l'intuizione che ti arriva così come un'informazione normale nello spazio e nel tempo. Quindi l'intuizione è una sensazione che hai, che ha questo sapore vero, cioè è una sensazione velocissima che ti arriva, che o la segui o la perdi, che sa di vero. Quindi io mi ricordo che ho scritto la fisica dell'anima, cioè scrivevo una sensazione potentissima, bellissima, che poi la devi mantenere, cioè devi raggiungere quello stato di armonia e poi bisogna mantenerlo, perché appena vai in turbolenza, appena provi paura, appena provi rabbia, appena provi il senso di colpa, le tre cose che annullano l'intuizione, la paura, la rabbia e il senso di colpa, sono proprio le tre cose, se tu ci pensi, che provi quando guardi le giornate. Quindi la vera funzione, la vera funzione è creare individui stupidi, obbedienti, razionali, obbedienti, e quindi tutto è volto a quello. Quando te ne accorgi, smetti di farti fare del male dagli altri. Eccoci, ragazze e ragazzi, qua tra un'interruzione varia, qua abbiamo superato l'ora, no? Cerco sempre di fare le dirette di un'ora, però mi si rendo conto che non è che ho detto granché. Allora, se mi volete aiutare, no? Cioè, se mi volete aiutare, adesso voi, io vedo qua, no? Vedo i nomi con le domande, però alcuni vedo anche la foto bella col nome giusto, che sembra un nome vero, no? Però vedo tante cose con nomi senza sesso, nomi di fantasia, senza foto, senza niente, cioè, potreste essere, cioè, che potrebbero essere anche dei bot, potrebbero essere dei robot, potrebbero essere che ne sono. Quindi per le prossime domeniche, tanto tutte le domeniche faccio la diretta, no? Quindi per le prossime dirette, se ci tenete a farmi delle domande, ci tenete che vi risponda, ecco, tenete presente che io preferisco rispondere a chi c'ha un nome e a chi c'ha una faccia. Quindi se te, adesso non so se quello lì è il nome che viene fuori nel tuo account, per entrare su YouTube devi avere l'account Gmail, no? Quindi l'account Google. E quindi nel tuo account Google, se tu hai messo il nome del tuo cagnolino e la foto della fatina, per carità, va benissimo, però direi vedere. Quindi adesso, allora, mi dici il titolo del libro che consigliavi in una diretta che non trovo più sull'intuizione, è il migliore che pare intuizione. Eh sì, allora io questo corso che ho detto che farò con Cartesio, io sono
io faccio riferimento al suo librettino, un librettino famosissimo, importantissimo, che è Il metodo di Cartesio per ben dirigere la propria ragione e ricercare la verità nelle scienze. Cioè le scienze ai tempi di Cartesio non erano le scienze moderne, mi raccomando. Scienza fino a 200 anni fa, fino a 200 anni fa, era la parola con cui si intendeva la conoscenza in genere, che comprende il visibile, l'invisibile, il fisico, il metafisico, il fantastico, il mitologico. Quindi ai tempi di Cartesio, quando Cartesio dice per ben dirigere la propria ragione, quindi per ben guidare la tua razionalità, per arrivare a cercare il vero nella conoscenza, no? E quindi lui spiega il suo metodo, che è basato sull'iperbolico dubbio assoluto. Prima metti in dubbio tutte le tue verità, tutte le tue credenze, tutto ciò che è una roba potentissima questa. Quindi metti in dubbio tutto quello che tu credi essere vero e attivi la tua intuizione e ti ricostruisci il tuo edificio del sapere usando l'intuizione come fonte di conoscenza e non gli esperti in televisione che ti dicono le robe che devi fare. No? Quindi il metodo di Cartesio, cioè, per questo che è stato avvelenato, e quindi perché ha scritto questo libro qua, che può rendere le persone libere. Io, che per me quel metodo di Cartesio era stato illuminante, ma l'ho conosciuto, l'ho letto, l'ho approfondito, l'ho studiato, dopo aver vissuto, aver scritto La fisica dell'anima. Quindi io prima ero diventato già intuitivo, ho imparato ad essere intuitivo. Poi ho letto Cartesio e ho detto, caspita, ma questo è proprio l'ABC, è fondamentale, questa cosa è meravigliosa. Quindi il metodo di Cartesio l'ho inglobato nel mio metodo Io scelgo, io voglio, io sono di autopotenziamento e l'ho fatto diventare questo corso che farò in diretta online a partire dall'8 novembre per 4 serate. Sì, potete iscrivervi direttamente. Anzi, c'ho qua proprio il link aperto. Vediamo se riesco a fare questo magheggio, che lo metto qua nella chat, che vi metto proprio il link per chi interessa questa cosa qua dell'intuizione col metodo di Cartesio. Però, siccome essere intuitivi è così importante, quindi quel libro lì, io comunque lo consiglio a tutti, un librettino piccolo, si legge in un crea proprio la base di questa tua armonizzazione, questo tuo miglioramento delle tue condizioni mentali che ti rendono capace di accedere al sapere vero. Io sto sperimentando con l'exotropic mind, esatto, io l'ho chiamato metodo exotropic mind, quello di trasformazione interna rivolta all'esterno. È molto potente perché tu praticamente crei una mappa concettuale di te stesso e tutto ciò che vuoi vivere in tua realtà allineato con la tua anima. Esatto. Quindi se volete vivere questa esperienza dell'attivazione della ghiandola pineale e dell'espansione della consapevolezza all'invisibile, c'è tanto di teorico da fare, c'è anche tanto di pratico da fare, quindi ci sono tante cose, sono degli esercizi che possiamo fare per la pineale, c'è un modo di mangiare diverso, ci sono degli alimenti che aiutano a pulire la ghiandola pineale, no? Tipo il tamarindo, no? L'ho già detto, c'è la moringa, sono integratori che fra l'altro sono cose che possiamo trovare, o sono integratori che fra l'altro sono super... Cioè, fanno benissimo non solo al cervello, ma anche al corpo e alla mente. Poi, per chi vuole invece venire a Milano con me, venire a fare il corso a Milano dal vivo, tra poco l'11 novembre, sarà all'Hotel Doria, ed è il corso Fisica dell'Anima, dove l'essenziale per essere felici, quindi per entrare in questa visione più completa della realtà, partendo dai fenomeni quantistici, in cui aggiungerò, ci sarà proprio una parte dedicata alla ghiandola pineale, visto che anche per tutto ciò che riguarda la fisica dell'anima è fondamentale imparare a diventare intuitivi ed accorgerci di che cosa è vero e cosa non è vero. Quindi, è la di Block, è la di Block che non ti lascia iscriverti. Comunque, se andate su www.entusiasmologia.com trovate tutto quello
faccio, che poi non lo faccio mai. Mi raccomando, adesso tutte le dirette le faccio da YouTube, quindi se ti piacciono queste cose che condivido, iscriviti qua al canale, attiva la campanellina, sai che le dirette non le faccio nella homepage. YouTube adesso ha messo le varie aree, no? Quindi è nell'area live. Io dopo che l'ho fatto sarà nella live. Nelle live ci sono tutte le cose. Allora, Amazon, allora aspetta che avevo... Esatto, è affidabile, credevo non lo sapesse, ma più però con la mia bambina in terrore per guarire le mie ferite, masticare. Ah, quindi adesso, allora, quando mi fate le domande, mettete il soggetto però, perché poi io magari la leggo un po' dopo la domanda, quando ho finito di fare il discorso che sto facendo. Affidabile, non so a chi ti riferisci, la Moringa. Vabbè, comunque. Comunque, grazie, ragazzi, io ho fatto 10 di diretta, io adesso vado a godermi la domenica, godetevela anche voi, mi raccomando. Grazie, grazie, sorridendo, intuizioni a manetta, e vi aspetto, non si sente niente, ma mi dispiace. Vi aspetto, allora mi impegno per domenica prossima ad essere tecnologicamente avanti, quindi adesso c'è solo a Tenerife perché ho appena concluso il corso a Tenerife. Il prossimo corso sarà a gennaio. Mi raccomando, se avete messo l'intento, il desiderio di venire a partecipare a uno dei miei corsi dal vivo a Tenerife, perché prima si crea l'intento, no? Poi sai che l'intento genera causa, effetti, coincidenze, e poi conviene muoversi qualche mese prima, no? Per realizzare il proprio desiderio. Quindi, se tu hai proprio l'intento di venire a Tenerife con me, non fare come le tre persone che non hanno potuto partecipare a questa edizione perché sono arrivate a lui. Qui ormai Tenerife qua è esplosa, no? Qui con tutti i grazie, grazie, tutte le meditazioni che abbiamo fatto, tsunami, gioia, amore, gratitudine, adesso è tutto, dobbiamo considerare che gli alberghi, tutto soldato. No? Quindi prima potevamo fare anche che ci scrivavamo l'ultimo giorno, venivamo, trovavamo sempre le camere e tutto. Adesso tre persone non hanno potuto iscriversi perché non c'era più le camere. Quindi se mettete nell'intento di venire a fare un corso a Tenerife con me, e questa è una roba bellissima, mettetelo anche che vi iscrivete un mese prima di quando sarà il corso, così trovate i prezzi delle aeree migliori, l'albergo, trovate la camera, potete anche scegliere. Tutto funziona meglio se lo decidi prima. Se vuoi aspettare l'ultimo minuto, è l'incertezza, è lì, tutto può essere, però ultimamente le camere, noi prenotiamo le camere, però quando l'albergo è sold out, prenotiamo sempre camere abbastanza per 25 persone, che è il numero massimo di persone con cui posso fare il corso qua a Tenerife, no? Quindi se l'albergo ha tante camere libere non ci dicono niente, poi noi confermiamo quelle che sono state prenotate e liberiamo le altre all'ultimo. Ma se l'albergo è sold out, c'è gente che chiama, che vuole venire ed è sold out, noi abbiamo lì le camere prenotate, poi ci chiede l'albergo, ci dice confermateci le camere che volete perché le altre ci servono. Allora, desideri conoscere il tuo parere sulla cartomanzia. C'è una diretta che ho dedicato alle divinazioni. Adesso che siamo in chiusura, allora è una cosa, cioè, sarebbero tante cose che vorrei dire sulle divinazioni in generale. Però la cosa fondamentale è sempre la persona. Allora, io ovviamente sono a favore dell'imparare a divinare autonomamente, non usando intermediari, però se l'intermediario è una persona in amore, connessa, allora la divinazione può essere illuminante. Se l'intermediario non è in amore, non è connessa, ti dice quello che ti vuoi sentire dire, magari ti senti a posto, ti senti bene, però in realtà i problemi non li risolvi. Quindi adesso la mettiamo così, vi rispondo così velocemente. Siamo in conclusione, quindi non voglio tenere qua domenica, dobbiamo andare a divertirci, dobbiamo andare a goderci la domenica. Quindi ci vediamo domenica prossima sarò a Milano, quindi
anche la connessione sarà più stabile. In ogni caso, se avete degli argomenti che vi piace che io affronti in queste dirette, scrivetemele anche qua e io sono felicissimo di affrontarli. Allora, domenica prossima sarà, vediamo che giorno è, domenica prossima sarà il 5 di novembre, giusto? Quindi io inizierò l'8 il corso online con Cartesio, la Pineale e Iustuoni, quindi probabilmente, cioè, se nessuno mi dà delle informazioni su che cosa, domande già anticipate, su cosa volete di cui parlo, vedo un Cartesio io lì, per cui di Cartesio mi piace tantissimo parlare, no? Quindi Cartesio, possiamo parlare di Cartesio, anche di Leibniz, insomma di Geni Illuminati, se Pineale e che ancora. Quindi per chi segue solo le mie dirette, ci vediamo domenica prossima, la diretta domenica prossima, per chi viene anche ai miei corsi, ci abbiamo un bel po' di scelta, no? Quindi vi ho detto solo questi due qua, che sono Venere Amore, brava, cioè, il simbolo lì potentissimo. E quindi ci sono un sacco di altre cose sul mio sito, quindi corsi, eventi, esperienze, ci abbiamo anche Bali, l'anno prossimo ci sarà Bali e Niepi, questa esperienza mistico-magica, fantasmagorica, ci abbiamo l'iniziazione eroica a Dubai, ci abbiamo il corso a Milano, ci abbiamo il corso online, ci abbiamo di tutto, quindi sei al posto giusto. Grazie, buona domenica e ci sentiamo presto, vi voglio bene, grazie, 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 viva le fattire, i colletti, i gnomi, grazie, ciao.